Posso fare una domanda? Oh, sì, grazie. No, grazie a te. Tempo fa ci avevate preannunciato che ci sarebbe stato un periodo molto difficile per noi umani. Incarnati, certo, purtroppo ve lo preannunciò Virgilio. Rileggete il messaggio di Virgilio. Sai di chi parlo? Sì, sì, sì. Bene. E lì troverai anche degli indizi molto importanti. Sì, qualche sciagura c'è stata nel frattempo. Oh, purtroppo non avverrà soltanto quello che voi definite sciagura. Di più Alessandro. Per fortuna siamo quasi agli inizi di nuovi interventi, di nuovi eventi spirituali. Molte entità elevate stanno pensando di incarnarsi su questa terra, e quello che voi notate come peggioramento è soltanto relativo. La terra è un mondo di transizione per le entità che si incarnano. Molte entità vengono da mondi inferiori dove la materia ottunde molto di più che sulla terra, e loro erano i primi della classe nel loro mondo. Vi fece un esempio una vostra guida e vi disse molto semplicemente questo: nelle vostre scuole di istruzione voi procedete per un cammino ben preciso, vero? Sì. Se per esempio arrivate al quinto anno delle elementari e siete i primi della classe, pensate di essere in grado di fare il balzo evolutivo su una dimensione superiore, su una terrena, parlo sempre di dimensione terrena superiore, ma quando ciò avviene non sempre riuscite a mantenere l'equilibrio giusto, e da primi della classe potreste risultare gli ultimi nella scala dell'evolutiva, capite? Sì, sì. E quindi portate più guai che altro, non voi, ho detto, parlo in generale. Queste entità portano più guai che altro, e allora a voi sembra di vedere una recrudescenza della fase negativa dell'essere umano, ma tutto è progresso, tutto procede, ci può essere una stasi. Anche nel concetto delle incarnazioni, gli esseri umani sanno combinare guai. Per esempio, il principio reincarnativo che molti popoli accettano, ossia della reincarnazione della metempsicosi, è sbagliato. C'è un processo, ma voi dovete chiamarlo palingenetico. È la palingenesi quella che porta in evoluzione in avanti. Vero? Mi seguite bene? Sì. Siete d'accordo con me? Sì. Com'è possibile che un'entità che riveste una matrice in forma umana, tipo nel mondo dei mammiferi, possa reincarnarsi in qualcosa di inferiore? Sarebbe un regresso. Certo. E nell'evoluzione non c'è regresso, ci può essere stasi, questo sì, ci possono volere molte molte incarnazioni per poter raggiungere livelli superiori, ma c'è l'eternità per questo, vero? Certo. Bene.